Buonasera a tutti e ben ritrovati, benvenuti a questo nuovo webinar in compagnia di Leontech. Abbiamo qui questa sera con noi a farci nuovamente compagnia Marco Occhetti dalla sede di Milano. Diciamo, benvenuti a tutti, vedo che tanta gente si sta collegando anche in questo momento. Comunque Marco a te la linea per i saluti e le presentazioni, poi partiamo a bomba perché anche questa sera abbiamo parecchio materiale da farvi vedere, parecchi ISIN che secondo me sono assolutamente interessanti. Marco? Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutto il pubblico, grazie mille della vostra attenzione, vi vediamo numerosi, commentavamo preapertura con Gabriele il numero di iscritti a questo webinar. Gabriele, a che numero eravamo? Beh, siamo molto alti sui numeri, preferisco sempre tenerli per i competitor, però Tenerli riservati, comunque dei numeri di iscritti veramente, veramente importanti. Quindi, ecco, beh, prima di tutto, complimenti a Gabriele. Questo è sicuramente il risultato del suo grandissimo lavoro che svolge sui suoi canali e veramente della sua preparazione. Che seguo con attenzione io stesso, poi raramente partecipo, intervengo, ma quasi sempre puramente per fargli complimenti e confermare il suo commento e la mia adesione alle sue opinioni. Quindi, ecco, grazie a voi tutti, collegati, grazie mille a Gabriele, per questo tempo che ci dedica. E quindi, ecco, quest'oggi, io vi accompagnerò. Qui il driver è sempre Gabriele, quindi è lui che va a selezionare i prodotti che più gli piacciono, e quindi io sono di supporto su tutta la parte, diciamo, prodotti, technicalities, sito web e tutto il resto, ecco. Quindi, lascio la parola a Gabriele, ha selezionato vari prodotti, quindi partirei prima di tutto sulle selection, dopodiché, come sempre, spazio a voi, che siete a casa per chiederci eventuali domande e delucidazioni, siamo chiaramente a disposizione. Perfetto, benissimo. Allora, partiamo subito immediatamente. Allora, in sfondo abbiamo già il sito di Leontech dove potete trovare fondamentalmente tutte le informazioni che servono. Qui troviamo, vedete la schermata iniziale, qui c'è la voce contattaci perché ovviamente se ci sono dubbi, domande e chiarimenti, noi ovviamente in questo momento siamo in diretta e interagiamo volentieri, però doveste avere qualche dubbio, qualche domanda, se lo guardate in registrato, magari vi vengono nei prossimi giorni, ecco qui vedete che trovate il numero di telefono o l'indirizzo mail per contattare direttamente Marco e tutto lo staff in modo tale da avere, diciamo così, ogni risposta alle dubbi, domande, dubbi che dovessero sorgere. Qui alla voce cerca prodotti troviamo, vedete, uno strumento utile fondamentalmente per andare a cercare quelli che sono i prodotti più interessanti. Li possiamo andare a cercare, ad esempio, per sottostante, ad esempio, possiamo scrivere, non so, Nikkei, e in automatico il sistema ci restituisce tutti quelli che sono i certificati costruiti anche sull'indice giapponese, no? Qui ho scritto Nikkei, dopo ovviamente non è una scelta casuale, partiremo da un prodotto, anzi non partiremo in realtà da questo, non lo vedremo per secondo, ma giusto per darvi un'idea, tratteremo anche certificati con sottostanti gli indici. Oppure potete fare una funzione diversa, ad esempio andate qui sulla barra laterale degli spazi e trovate magari distanza dalla barriera, cliccate ad esempio sui certificati che hanno una distanza dalla barriera superiore al 50%, quindi quelli particolarmente prudenti, poi magari li potete anche ordinare per lettera e in automatico fondamentalmente vedete che il sistema in un paio di clic, in due clic, vi ha trovato, vedete tutta una serie di prodotti che potete andare a verificare, analizzare, eccetera. Questo ad esempio è un altro indice, vedete scusate, un altro certificato DAX, Eurostoxx e FTSE MIB, in questo caso denominato in dollari, vedete che si compra sotto la pari e quindi dal momento che esce, no, con questa, possiamo anche cliccare velocemente, vedete, questo
Questo è un cash collect tecnicamente come struttura, vedete costruito su tre indici, andando a scendere, vedete, troviamo anche le distanze dalla barriera, vedete superiori al 50%, vuol dire che per verificarsi l'evento barriera, quindi non pagare la cedola o peggio ancora scadenza, non rimborsare il capitale, almeno uno di questi tre indici dovrebbe scendere del 50%, parliamo del DAX tedesco, l'Eurostoxx 50 e il FTSE MIB, lo si compra, vedete, a una quotazione, vedete, inferiore a 100. In questo caso stavo cercando l'ammontare della cedola, vedete un 5% potenziale anno di cedola, questo in dollari. Magari qualcuno potrebbe avere la domanda, Marco, visto che ci siamo, come mai questo prodotto è denominato in USD, quindi in dollari piuttosto che in euro, quindi perché non contiene l'opzione quanto, per intendersi? Sì, beh, allora, in dollari perché di tanto in tanto vogliamo comunque dare un'opportunità di diversificazione anche valutaria. Chiaramente il dollaro nell'ultimo anno e mezzo ha perso decisamente terreno, dai minimi 1,06 siamo ritornati in zona 1,20, 1,22. E lo rende, ecco, un attimino più interessante eventualmente sia come trade, per cui possibilità di entrare su un prodotto su indici con però denominazione in dollari. Che cosa significa? Rispetto a un prodotto in denominazione euro, quindi se replicassimo un prodotto identico, probabilmente il prodotto in euro avrebbe un rendimento leggermente minore. Perché? Perché chiaramente i tassi dollari al momento rendono di più rispetto ai tassi euro e quindi questa possibilità permette di ottenere una cedola leggermente migliore. Poi comunque l'opzione quanto è in ogni caso presente, cioè anche se il titolo in dollari, essendo i sottostanti tutti e tre euro indices, hanno comunque un'opzione quanto, per cui non c'è l'FX multiplier della performance del DAX da euro a dollaro, ma si guarda la pura performance del DAX e dei sottostanti per quello che è dal livello iniziale, solamente come se fosse il bond, quindi il prodotto denominato in dollari rispetto a essere denominato in euro. Esatto, perfetto. Quindi vedete che questo l'ho fatto vedere perché spesso e volentieri una delle critiche che viene mossa al mondo dei certificati è difficile selezionarli, no? Ecco, vi ho fatto vedere, sono partito da qui apposta, no? Dal cerca prodotti, perché fondamentalmente vedete che in un paio di clic si riusciva a trovare certificati con barriera superiore al 50% ordinati per lettera. Dopo basta ovviamente scartabellarli uno a uno, si va a visualizzare quello che è più, come dire, efficiente per il proprio caso specifico e si trova qui, ad esempio, c'è un altro, vedete, con sottostante Eni e Intesa San Paolo. Anche qui vedete la struttura è quella del cash call, lo si compra sotto la pari, ha una scadenza, vedete, lunghetta, lunghetta nel senso che non è magari il 2025 un profilo, diciamo così, di ottica temporale per tutti i portafogli. Se uno ha un'ottica un anno o due, questo può darsi che sia un po' più un po' troppo lungo, però in realtà c'è anche l'opzione call, per cui magari potrebbe essere richiamato in anticipo. Qui vedete il worst off, in questo caso è il titolo Eni, tra i due è distante, vedete, un 53% dalla barriera. Qui trovate, vedete, il dettaglio di entrambi. Intesa in questo caso dista un 55% e paga un 5% all'anno. Questo è un certificato che possiamo giudicare sulla carta prudente, insomma. E questo è un pregio sicuramente, perché oggi c'è una sorta di, chiamiamolo, azzardo morale, forse una parola un po' forte come concetto, però insomma, in questo momento dove i mercati finanziari sono sui massimi, tranne la debolezza degli ultimi giorni, però di fatto abbiamo volatilità sui minimi, azionario sui massimi, per riuscire a costruire certificati con quei cedoloni pazzeschi, no? Si mettono insieme titoli particolarmente volatili nella migliore delle ipotesi, no? E quindi di conseguenza, sì, se si guarda solo il rendimento potenziale del certificato, sembra sexy, sembra interessante. Poi in realtà, se si va a fare un rapporto rischio-rendimento, quindi se si considera anche la volatilità del sottostante, ma io guarderei anche
la presenza di utili fondamentalmente, perché noi ci dimentichiamo sempre che quando noi compriamo, in questo caso un certificato, ma di fatto un'azione, noi stiamo comprando le quote di una società, no? Se io compro le azioni, non so, della TOS, per dire, divento socio di Della Valle, uno socio di uno 0,0000, quello che vuoi, però di fatto partecipo alla vita aziendale, quindi ho diritto a ricevere il dividendo. Posso partecipare e votare alle assemblee dei soci. Se c'è un aumento di capitale, sarò chiamato, no, a mettere mano al portafoglio fondamentalmente. E quindi, ovviamente, quando io vado a selezionare un'azienda, che cosa cerco? Beh, ovviamente è banale, cerco utili e redditività. In realtà è banale nella vita quotidiana, no? Se io vado in piazza, no, e dovessi comprare, non so, ad esempio, delle quote di un bar, proviamo a pensare. Ho due bar, una a destra e una a sinistra, ma no? Quella a destra c'è la fila per entrare, quella a sinistra non c'è nessuno, ovviamente di chi cerchi di diventare socio, beh, del bar che è a destra perché ha la fila di clienti e si deduce, si presume perlomeno che stia guadagnando soldi, abbia quindi un buon fatturato, abbia degli utili, eccetera. Ecco, nella vita quotidiana questa precauzione la prendiamo. Quando siamo sui mercati finanziari, a volte compriamo delle ciofeche incredibili di società che non pagano utili, che sono a rischio aumento di capitale, eccetera. Questo non dobbiamo mai dimenticarci. E i certificati che non sono altro che di fatto strategie e nozioni costruite su questi sottostanti, su queste azioni, ecco, di conseguenza rispecchiano poi queste problematiche, no? Quindi attenzione, perché è vero che sono molto sexy i cedoloni, queste cose, però attenzione, perché ovviamente il rapporto rischio-rendimento non è sempre favorevole. In questo caso, dicevo, sto andando a braccio, quindi dobbiamo partire con un altro argomento, in realtà io Marco, però sto andando un po' a braccio, quindi Vai, vai. E ho aperto una parentesi, come sempre sono d'accordissimo, ecco. però di fatto fondamentalmente il dato, vedete che in un paio di clic abbiamo trovato dei prodotti sotto la pari con dei buoni fondamentali, sicuramente meno volatili rispetto a tanti altri, ad esempio gli indici, che presentano un buon livello, vedete, di protezione. Non stiamo parlando del 20% di cedolo al mese, stiamo parlando di un 5-4% all'anno. Però attenzione su indici con una distanza, ad esempio, del 50%, eccetera. Quindi da questo punto di vista sicuramente è un dato su cui mi raccomando ragionare, il rapporto rischio-rendimento, no? Ok, allora io Aggiungo due cose, Gabriele, poi partiamo con i prodotti. Allora, bravissimo, vedo che ti muovi sul nostro sito meglio di noi stessi, per cui si vede che sei un very good user e devo ammettere che investiamo molto sul sito e anche su tutte le nuove funzionalità che stiamo inserendo, proprio perché sono d'accordo sul fatto che il certificato sia uno strumento più complesso da individuare. Ecco, sicuramente il nostro obiettivo, non avendo migliaia di banker che possono spiegare il prodotto come fanno tante reti italiane sul territorio, ecco, noi l'unico nostro mezzo di comunicazione, a parte questi webinar, è proprio il nostro sito web. Ecco, quindi facciamo il possibile perché sia il più chiaro e il più rapido possibile nella ricerca. Una cosa interessante su sempre funzioni di ricerca, vedi che in questo momento non troviamo le cedole, cioè non possiamo ordinarli per rendimento. Per quale motivo? Perché al momento sono ancora mischiati a livello di payout. Quindi se andiamo invece sulla selezione a sinistra e andiamo a selezionare solamente gli express, a quel punto, se non erro, quindi tra tipologie di prodotto, praticamente dobbiamo togliere i bonus. Ecco, i bonus, i tracker. Andando a togliere bonus e tracker, praticamente, ecco, vedi che già in questo modo a sinistra troviamo le cedole. Ok? Quindi nel momento in cui facciamo pulizia delle famiglie di prodotti che non sono a cedola, vedremo in sovrimpressione anche le cedole. A quel punto lì, se si vanno a cercare le cedole più alte, possiamo tranquillamente cliccare in alto e ordinarli in ordine o crescente o decrescente. Ecco, quindi questa è un'altra funzione secondo me molto utile. Ultimo commento e poi ti faccio partire su titoli molto spicy che vedo spinti ultimamente. Ecco, Ma è sì. chiaramente
Chiaramente le cedole del 20, 30, 40% sono allettanti per tutti. Io stesso compro certificates e li guardo e li studio. Con questo, ecco, è importantissimo segnalare il fatto che questi prodotti devono essere considerati per il loro rischio, per cui benissimo acquistarli, benissimo analizzarli. Però chiaramente dovete sempre valutare il vostro profilo di rischio, il vostro profilo diciamo di rendimento. Ecco, ovviamente un prodotto che ti rende il 40% l'anno significa che ha dei rischi all'interno piuttosto alti. Ricordate che il rendimento di un certificato è fondamentalmente creato da tre funzioni. Uno, i dividendi dei sottostanti, due, la volatilità dei sottostanti, e queste due unità sono, diciamo, le unità maggiori per la formazione e il calcolo del rendimento, e tre, la correlazione o decorrelazione dei sottostanti. Quindi se faccio un titolo con tre bancari, tre energetici, tre mining, tre consumer goods avrà un determinato rendimento. Se invece prendo un bancario, un mining e un consumer goods e li metto insieme, chiaramente sono titoli molto decorrelati e quindi probabilmente mi offrono un rendimento maggiore. Ecco. Quindi, come dire, ecco, tenete sempre in considerazione che sui mercati finanziari non c'è nulla di regalato e negli ultimi 2 giorni ce l'ha dimostrato ancora di più il mercato. Oggi il Bitcoin è a 37.000 all'incirca, ha fatto un minimo di 34.000 e io non ho mai comprato una cripto sbagliando drasticamente. Tanti sono arrivati a livello 40-50.000 e si trovano con delle posizioni negative. Ecco, anche se le cripto in questo momento sembrano essere the new place to be, è l'unico posto dove qualsiasi euro si mette tra X mesi se ne recuperano 5-10 volte, ecco, non è sempre così. Quindi sempre attenzione. Assolutamente, no? Il posto dei miracoli. Allora, condivido in pieno quello che ha detto Marco, siamo sempre in sintonia su queste cose. Siamo in sintonia anche quando parliamo di titoli, selezioni di titoli. Le ultime volte io selezionavo dei prodotti con sottostanti, ad esempio gli assicurativi, anche Marco diceva, sì, anche a me, sono società che piacciono, hanno utili stabili da questo punto di vista e quindi sono molto interessanti, ecco. Allora, dicevamo, partiamo con il primo prodotto. Partiamo da, un attimo, scusate, eccoci qua. Vedete il mio schermo, no? Sì, ok. Sì. Ho cliccato qualcosa senza volere, non volevo che fosse sparito. Allora, dicevo, questo è il primo prodotto, che vediamo oggi. È un Express Certificates costruito su due sottostanti, in questo caso vedete, partiamo quindi da sottostanti indici, e quindi diciamo così, la selezione di oggi l'ho fatta in come dire, idealmente in un crescendo di rischio fondamentalmente, no? Quindi questo dovrebbe essere l'approccio più sulla carta, perlomeno meno rischioso, ecco, perché più sicuro è una parola pericolosa sui mercati finanziari, meno rischioso. Quindi partiamo da un sottostante, e in questo caso sono due sottostanti, quindi un worst-off, indici. Gli indici ovviamente hanno una minore volatilità rispetto ai singoli componenti, dal momento che sono dei panieri, quindi di conseguenza dovrebbero essere esposti a un minore rischio. Questo è il primo aspetto. La struttura è quella classica, quindi stiamo parlando di un porto capitale condizionatamente protetto, vuol dire che a scadenza il capitale è protetto se non si verifica l'evento barriera. La struttura classica è quella del cash collar, fondamentalmente, quindi di un prodotto che paga una cedola periodica, come vedremo, in questo caso la cedola è trimestrale. E abbiamo detto i sottostanti sono, vedete, sono scritto anche qui, vedete, Eurostoxx ed S&P 500. Questo prodotto contiene, vedete, l'opzione quanto, quindi vuol dire che è protetto dal rischio cambio, dal momento che uno dei due sottostanti, l'S&P 500, è naturalmente denominato ovviamente in dollari, quindi valuta estera, ma qui non abbiamo questa variabile perché l'opzione quanto anestetizza completamente, o meglio dire, elimina completamente il rischio cambio. È quotato sul mercato regolamentato, è quotato sul
vedete Euro TLX. Qui trovate anche il codice ISIN del prodotto, vedete, per identificarlo in modo univoco. Qui l'emittente è IFG, comunque sempre appartenente al gruppo Leonteq, o meglio, forse meglio, più corretto dire il contrario, no? Leonteq è collegato a IFG, dico bene, Marco? Allora, spendo due parole. IFG e Leonteq sono due entità completamente separate. Leonteq era nata come uno spin-off di IFG. Inizialmente ci chiamavamo IFG Financial Products, parliamo dell'anno 2008. 2012 siamo poi stati quotati in borsa svizzera, sempre come IFG Financial Products. L'IPO è andata molto bene, l'azionista di maggior c'erano due azionisti di maggioranza, i fondatori del progetto e IFG Bank, che è questa banca svizzera, una banca privata svizzera. Successivamente all'IPO, l'IPO è andata benissimo, IFG ha venduto la sua partecipazione, tra l'altro acquistata da Raiffeisen Svizzera, a oggi detentore del 30% di Leonteq, che è come se fosse Iccrea italiana, quindi l'investment bank di tutte le BCC del credito cooperativo. Quindi successivamente all'IPO e alla vendita della partecipazione di IFG, chiaramente non aveva più molto senso chiamarsi IFG Financial Products. A quel punto rebranding in Leonteq e diciamo completa divisione dal gruppo IFG da un punto di vista formale. Con questo siamo estremamente legati da un punto di vista commerciale a IFG, creiamo tutti i prodotti, quindi noi fungiamo un po' da investment bank per il gruppo IFG e creiamo una buona parte dei prodotti che loro distribuiscono sulla loro clientela e abbiamo, grazie alla nostra tecnologia, creato una partnership con loro, quindi loro possono emettere prodotti con carta IFG, ma noi gestiamo tutta la parte derivata, tutta la creazione del prodotto, creazione dei term sheet e tutto quello che è poi la gestione del prodotto. Quindi, da un punto di vista di puro rischio emittente, è un emittente con rischio completamente differente dal rischio Leonteq, anche se siamo appunto partners in business e fornitori l'un l'altro di servizi. Rating singola A, Moody's, quindi piuttosto solido. Perfetto, esatto, condivido. E dicevo, quindi qui trovate, no, l'emittente, poi a scorrere, vedete, a scendere, troviamo fondamentalmente tutte le altre voci che ci permettono di comprendere, no, le caratteristiche di questo prodotto. Vediamo ad esempio che la durata è di 3 anni, nel dettaglio, vedete, scade a marzo del 2024. Qui sotto troviamo il sottostante worst off, in questo caso è, vedete, l'S&P 500, che dista comunque un 52%, quindi è una barriera che possiamo giudicare profonda. La barriera, tra l'altro, vedete, è una barriera continua in questo caso, quindi non è una barriera discreta attiva a scadenza, ma è una barriera continua, quindi attiva ogni giorno di vita del certificato. Però vedete che è un dato assolutamente prudente, cioè l'S&P 500, il principale indice azionario mondiale, dovrebbe perdere, no, un 52% dalla quotazione attuale per verificarsi l'evento barriere, quindi far venir meno la protezione a scadenza del prodotto. Qui più nel dettaglio troviamo, vedete, le altre caratteristiche dei due sottostanti, quindi troviamo la quotazione di mercato, quindi il prezzo attuale di ciascuno dei due sottostanti, troviamo il valore, il fixing iniziale, non è altro che lo strike, quindi il prezzo che il sottostante aveva nel momento in cui il certificato è stato creato. Questa data e questo valore sarà utile per determinare l'autocall, cioè il richiamo eventualmente anticipato del prodotto, ma lo vediamo fra un attimo. In questo caso, che cosa possiamo notare? Beh, possiamo notare, vedete, che il prezzo, ah, qua, scusate, mi ero dimenticato, qui troviamo, vedete, invece il prezzo del livello della barriera, quindi quello che fa fede primo per il pagamento della cedola, secondo, forse anche più importante, per il discorso della protezione del capitale e quindi per valutare, diciamo così, il prezzo di rimborso a scadenza e l'eventuale evento barriera. E dicevo, in questo momento che cosa notiamo? Notiamo che entrambi i due sottostanti, vedete, l'Eurostoxx
ma anche l'S&P 500 quotano a un livello superiore non solo alla barriera, ma anche allo strike iniziale. Quindi sono sopra barriera, ma anche sopra strike. Questo è un dato sicuramente che aiuta dal punto di vista della sicurezza del prodotto. Dicevamo, paga una cedola periodica, qui troviamo l'ammontare annuale, PA sta per fondamentalmente potenziale annuo, quindi un 5% potenziale annuo. Se noi andiamo a cliccare qua sotto, che cosa troviamo? Troviamo fondamentalmente che cosa? Le date di rilevazione del prodotto. La prima data, vedete, è a giugno di quest'anno, quindi giugno del 2021, paga, vedete, un importo di 12,50 euro. Prima, se vi ricordate, vi ho detto la cedola dell'1,25, no? 1,25 per 4, perché la cedola è, vedete, trimestrale, giugno, settembre, dicembre, fa appunto il 5%. Perché c'è scritto 12,50 e io ho detto l'1,25? Perché ovviamente 12,50 euro su un prodotto, vedete che ha una quotazione, un valore nominale di 1000, è appunto l'1,25% a trimestre. E qui troviamo tutte le date di rilevazione del prodotto. Essendo un prodotto di nuova emissione, ovviamente la prima data di rilevazione è quella di giugno. Attenzione a un dato, lì possiamo vedere in realtà dalla documentazione ufficiale, che è senz'altro utile andare a consultare. Possiamo consultare sia il term sheet che ha citato prima Marco, oppure possiamo andare a citare il KID. Entrambi sono due documenti che possiamo assolutamente valutare. Questo è ad esempio il KID, no? Adesso provo un attimo a zoomarlo così. Il KID non è altro che il documento che contiene le informazioni chiave, potremmo definire una sorta di bignami, no? Che contiene appunto tutte quelle che sono le caratteristiche del prodotto e che ci permettono poi di valutare, quindi di capirne quelle che sono le caratteristiche, pregi, difetti e poi valutarne la convenienza, no? A inserirlo o meno in portafoglio. A scendere, vedete, al di là della descrizione qui che troviamo della struttura, fondamentalmente che cosa si verifica in occasione fondamentalmente delle date di rilevazione oppure a scadenza, dopo magari lo vediamo, qui sotto trovate tutti gli aspetti che vi citavo prima, no? Quindi la data di pagamento della cedola, scusatemi, la prima data di rilevazione a cui viene verificata, no? Se la cedola verrà pagata, vedete, il 4 giugno del 2021. Attenzione a un dato, vedete, in occasione della prima data non abbiamo la data di osservazione autocall, vuol dire che in occasione della prima data di rilevazione non è attiva l'opzione autocall. Per chi non lo sapesse, l'opzione autocall è un'opzione automatica che scatta nel momento in cui alla data di rilevazione, se ovviamente questa clausola è attiva, fondamentalmente fa richiamare il certificato in anticipo rispetto alla naturale scadenza. Attenzione a un dato per chi magari è esperto del mercato obbligazionario. Mentre nel mercato obbligazionario l'opzione call è una facoltà dell'emittente da esercitare, quindi in occasione di determinati dati sarà l'emittente a scegliere se richiamare o no il prestito obbligazionario, quindi sarà sua facoltà decidere se avvalersi di questa facoltà o meno. Nel caso dei certificati, l'opzione si chiama autocall perché è automatica, cioè non è una scelta di Leonte, di Marco o di Anna richiamare un certificato, ma è in automatico, cioè se in quella data, in questo caso avviene dalla seconda data di rilevazione per precisione, il prezzo del sottostante, in realtà in questo caso i sottostanti sono due, quindi dobbiamo avere due sottostanti superiori allo strike. Allora, ecco che in quel caso il certificato richiama in anticipo, rimborsa 1000, paga l'ultima cedola e dal giorno successivo non esiste più. Quindi attenzione perché dicevo, in occasione della prima data, questa opzione autocall non è attiva. Quindi fondamentalmente, in occasione della prima data, stiamo parlando, ho detto, di giugno, abbiamo di fronte due scenari, no? Per l'investitore, no? Che detiene il certificato in portafoglio. Primo scenario. Entrambi i sottostanti sono superiori al livello della barriera. In questo caso si incassa la cedola e si va alla data di rilevazione successiva. Non l'ho detto, ma l'anticipiamo qui: la cedola gode dell'effetto memoria, per cui qualora in una data di rilevazione la cedola non dovesse essere pagata, non è persa, ma viene conteggiata, viene, diciamo così, lasciata idealmente in un cassetto. E se in occasione di una successiva data di rilevazione si verificano nuovamente le condizioni per il pagamento della cedola, ecco che allora verrà pagata non solo la cedola in corso, ma verranno recuperate anche tutte le cedole precedentemente non erogate. Dicevo, secondo scenario, almeno uno dei sottostanti è inferiore alla barriera. In questo caso non si percepisce la cedola, si va alla data di rilevazione successiva. A partire invece, vedete, da settembre, che cosa succede? Succede, vedete, che è attiva
che cosa? L'opzione autocall, per cui fondamentalmente gli scenari non sono più due, ma diventano tre. Qual è il primo scenario in questo caso? Che entrambi i sottostanti sono superiori allo strike. In questo caso lo strike, vedete, a valore del 100% delle, scusate, la trigger sarebbe più corretto dire, ha valore 100% dello strike iniziale, quindi vuol dire che entrambi i sottostanti devono essere superiori al valore dello strike, cioè il 100% dello strike. Se questa condizione si verifica, allora scatta, abbiamo detto, l'autocall. Secondo scenario, almeno uno dei sottostanti è inferiore allo strike, ma entrambi scuotano sopra la barriera, il certificato paga la cedola, resta in vita, si va alla data di attivazione successiva. Terzo scenario, almeno uno dei sottostanti è sotto la barriera, non si percepisce la cedola, che però gode sempre dell'effetto memoria, e si va alla data di rilevazione successiva. Questi tre scenari li abbiamo fondamentalmente dalla seconda data di rilevazione in poi fino a scadenza, con un'altra caratteristica, però vedete che la trigger inizialmente è il 100% dello strike iniziale, vedete che diventa decrescente, cioè a partire dalla quarta data di rilevazione, in particolare siamo a giugno del 2022, vedete, diventa decrescente, diventa il 95% dello strike, quindi diminuisce tecnicamente di un 5%. E ogni anno, vedete, a cadenza annuale, fondamentalmente, vedete, diminuisce ulteriormente la trigger, quindi rende ovviamente più probabile che si verifichi il richiamo anticipato del certificato, perché di fatto vengono rettificati verso il basso i valori di richiamo anticipato e quindi rendono più probabile il verificarsi appunto dell'evento. Se non dovesse mai essere richiamato in anticipo questo certificato, si giunge alla naturale scadenza, abbiamo detto nel 2024, ecco che a quel punto fondamentalmente a scadenza abbiamo solo due scenari. Primo, entrambi i sottostanti non hanno mai toccato il livello della barriera, perché ricordiamo che la barriera continua. A questo punto si applica, non si applica niente. Il capitale protetto, scusate, ha mantenuto la protezione, per cui rimborsa 1.000, cioè il valore nominale, più paga l'ultima cedola. In caso invece di evento barriera, si applica la formula che è prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. Attenzione, perché per riferimento si prende il sottostante worst off, cioè quello che ha tra i due sottostanti, in questo caso, è registrato la performance peggiore durante la vita del certificato, fondamentalmente. Questo è un primo certificato che secondo me è assolutamente interessante. È vero che ha la barriera continua, quindi attiva ogni giorno di vita del certificato, ma è costruito su due indici, l'Eurostoxx, che è il principale indice europeo, ma soprattutto l'S&P 500 americano, che è il principale indice non solo americano, ma di fatto un benchmark per tutti gli altri mercati azionari. Quindi, dal mio punto di vista, è un certificato senz'altro interessante da valutare. Ovviamente va analizzato in funzione della scadenza, in funzione di quella che è la vostra pianificazione finanziaria, quindi anche del grado di rischio, ma sicuramente è un certificato che secondo me è interessante. Ho selezionato, vuoi dire qualcosa Marco? Vuoi aggiungere, correggere? Aspetta, metti l'audio. Ero in muto, direi tutto perfetto, sei precisissimo, quindi tutto chiaro e tutto assolutamente corretto. Per spiegare solo perché abbiamo utilizzato una barriera continua e non una barriera discreta, o barriera europea, quindi osservata solamente a scadenza, perché se avessi fatto lo stesso identico prodotto con una barriera discreta, la cedola, che già poverina è relativamente bassa, quindi siamo sul 5%, sarebbe andata al 2-2,5%, e quindi un rendimento forse un po' troppo basso per renderlo, come dire, appetibile. Ecco. O dall'altra parte, la barriera invece di essere al meno 50%, l'avessi fatta discreta e avessi mantenuto lo stesso coupon, sarebbe passata al magari al 70%, quindi solamente a un meno 30 rispetto a un meno 50. Ecco, quindi diciamo che come standard noi proviamo sempre a utilizzare la barriera discreta, quindi europea, cioè a scadenza, perché è molto più sicura. Abbiamo visto l'anno scorso con il crash di mercato, una marea di barriere sono state violate, ma la gran parte erano appunto unicamente a scadenza, per cui sì, c'è stata una chiara e pronunciata flessione del prezzo del prodotto, ma
tanti prodotti sono poi arrivati a scadenza grazie al recupero, magari anche solo parziale, dei sottostanti, sono stati tranquillamente rimborsati a 1.000 o più. Quindi ecco, questo una piccola aggiunta di spiegazione tecnica. Allora, guarda, ne approfitto, ci sono alcune domande, così mentre io bevo te ne leggo un paio. Allora, la prima è, torniamo indietro al primo certificato che abbiamo presentato, non questo, quello dove siamo andati a braccio, dove dice, quel certificato abbiamo detto che è denominato in USD, no? In dollaro americano, ma quando io l'acquisto, questa è la domanda, io l'acquisto in euro o l'acquisto in dollari? In dollari, quindi io utilizzo Fineco perché ho il conto Fineco, quindi su Fineco devo prima cambiare da euro a dollari e poi quando ho dollari a disposizione sul conto posso andare a acquistare X unità di questo prodotto. Perfetto, poi ci sono vari complimenti per il sito, per la chiarezza del sito. L'unico punto che fanno è che quando si passa alla seconda pagina, dove sono arrivate altre domande, ho perso la linea, scusate, quando si ordina per cedole e si passa alla seconda, alla terza pagina, si perde l'indicizzazione della cedola, segnalano questo bug probabilmente. Ok, lo Condivido verifichiamo, grazie. il nostro punto di vista sulla prudenza, perfetto. Qui magari rispondo io, adesso vediamo. Dice, se si compra un certificato dopo la data di rilevazione, l'investitore recupera anche le cedole non pagate anteriori alla data di acquisto? Cioè, secondo me la domanda è la seguente, cioè se il certificato, non so, per 6 mesi, per dire, o 2 anni, quello che è, non ha pagato cedole e io lo acquisto adesso, recupero tutte le cedole che precedentemente non sono state pagate? Ovviamente a condizione che si verifichi nuovamente la condizione per il pagamento delle cedole, la risposta è lo sta annuendo Marco, la risposta è assolutamente sì, no? L'ultimo che arriva bene alloggio in questo caso fondamentalmente perché l'ultimo possessore di fatto del certificato gode di tutte le cedole arretrate che eventualmente vengono pagate. Poi, Corretto. ma Teoricamente, ecco, perché questo? Perché chiaramente in qualche modo il certificato sta apprezzando la probabilità che tutte queste cedole vengano effettivamente pagate. Per cui magari ci sono prodotti, ecco, con un prezzo decisamente più alto rispetto a, diciamo, alla somma matematica o all'aspettativa che si potrebbe avere in base alla pura performance dei sottostanti, proprio perché magari hanno 15, 20, 25 cedole che non sono state pagate e fanno parte della composizione del prezzo. Ecco, ora se ne vedono meno. Però abbiamo visto svariati prodotti proprio causa crisi trovarsi in questa situazione. perfetto, poi Michele chiede, se tocca la barriera e poi risale, perdo il diritto alle cedole? No, le cedole vengono osservate su ogni data e solamente la protezione del capitale in questo caso qui, quindi di barriera continua, che a quel punto lì salta e quindi per recuperare nuovamente il capitale a scadenza sarà necessario che l'indice ritorni al di sopra dello strike iniziale, oppure in questo caso sarà necessario solamente ritornare al di sopra del livello di trigger, perché chiaramente se il livello trigger è del 90%, e io mi trovo al 92%, verrò richiamato anticipatamente a 1.000 e quindi potrò recuperare l'intero del mio capitale. C'è una domanda interessante che la fa Vincenzo. Allora, c'era un altro paio di domande che però non formulo adesso perché troveranno risposta nei certificati successivi. Quindi se salto 2 o 3 domande da casa non preoccupate, ma le vediamo dopo. E lo dicevo, c'è una domanda che fa Vincenzo che è interessante, ra è raro che la facciano, ma è interessante, che chiedono per stabilire se alla data di rilevazione il certificato paga la cedola. Cosa devo guardare? Il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo di riferimento? Ok, è il prezzo di chiusura. Quindi Perfetto. in data osservazione
per maggior trasparenza, il prezzo più pubblico in assoluto, più fissato, più chiaro è il prezzo di chiusura. Quindi sul prezzo di chiusura si andrà a fare questa analisi. Perfetto, poi Augusto chiede, qui rispondo io velocemente, se la barriera continua è osservata solo alla data di osservazione. No, si chiama barriera continua perché è attiva ogni giorno di vita del certificato. Corretto. Però poi ci sono ancora, se parliamo di barriere continue, sono due tipi di barriere. Una è veramente continua, cioè in qualsiasi momento durante la giornata di scambio, molto delicata. Qui invece, che non utilizziamo mai sui prodotti, invece questa barriera viene osservata su base giornaliera sul prezzo di chiusura. Quindi, ripeto, nuovamente andiamo su un numero che è piuttosto trasparente perché ci possono essere durante la giornata i fat finger piuttosto che veramente quelle V di increase di volumes su vendite o acquisti che possono creare, come dire, quelle situazioni veramente particolari. Quindi rimaniamo comunque solo sul prezzo di chiusura. Perfetto, l'hai interpretata meglio tu, rileggendo la domanda e io non avevo risposto correttamente nel merito, avevi ragione tu, chiedeva proprio quello. Rimo mi chiede se le cellule possono essere utilizzate per recuperare le minusvalenze, assolutamente sì, sia le plusvalenze di prezzo che le cellule dei certificati costituiscono reddito diverso e possono essere utilizzate per compensare minusvalenze. A questa regola fanno eccezione solo le cedole incondizionate, cioè quelle erogate indipendentemente dall'andamento del sottostante, dei prodotti a capitale protetto. Quindi sia a scadenza il capitale protetto e la cedola incondizionata, in quel caso, unico caso, la cedola è considerata reddito di capitale e quindi non viene tassata fondamentalmente e non la si può utilizzare per recuperare minus. Più che protetto, garantito, Sì. cioè il 100% capitale garantito o 95% garantito, quindi non prodotti a capitale condizionatamente protetto. Ecco. Quindi invece lo stesso prodotto appena visto, ma con cedole garantite, produce lo stesso reddito diverso. Ed è corretto. Per quale motivo? Perché anche se pago delle cedole che sono garantite, in ogni caso il mio capitale a scadenza è a rischio perché c'è questo rischio barriera e quindi fiscalmente viene a tutto tondo riconosciuto questo rischio e quindi tutto il rendimento viene classificato come reddito diverso. Ok, Vincenzo mi chiede se sul sito c'è la possibilità, lo chiedevano anche prima, di vedere se un certificato dove non sono state, cioè praticamente quante cedole non sono state pagate e potenzialmente potrebbero essere recuperate. Non abbiamo una funzione, diciamo, di ricerca, però per ogni singolo prodotto si vede assolutamente. Se ti sposti sul sito, perfetto, andiamo su cerca prodotti. Andiamo a prendere su cerca prodotti magari uno strumento con un prezzo in zona 900-850, quindi significa che c'è stato già un minimo di trascorso. Seleziona 970, tu, proviamo questo ad esempio. a vedere. Se andiamo in fondo nelle tabelle, esatto, sul vedi di più, e no, qui non ha ancora pagato, quindi dovremmo andare a prendere dei Molto trovare prodotti esatto. emessi tempo fa, magari si riesce a fare, ma fondamentalmente in quella tabellina al fondo, di fianco a ogni osservazione cedola, vedete sempre, in questo caso non siamo ancora arrivati all'11 agosto, ma al lato vedrete sempre pagata, pagata, pagata e l'ammontare in arancione. Ci sono invece situazioni in cui quella data è già passata, non c'è nulla e quindi chiaramente significa che tutte quelle cedole sono cedole a memoria. Chiaramente non tutti i prodotti hanno automaticamente la memoria, per cui verificate, andiamo in alto. Gabriele, e normalmente sulla matrice di descrizione in alto vediamo sempre
la parte cedola, esattamente, effetto memoria, sì, nella tabellina, esattamente, quindi importante, lo trovate anche sul KID e sul term sheet, quindi attenzione, il 95% dei prodotti ha effetto memoria, io stesso mi sono comprato un prodotto Leontech dove pensavo ci fosse l'effetto memoria ed era uno dei pochissimi in cui non c'era, quindi sono No, rimasto un po' contrariato, però è raro. esatto. Poi Agostino chiede: qua stanno arrivando decine di domande, quindi magari andiamo avanti lo stesso, perché altrimenti. Ma va bene, siamo qui per quello e a volte è più utile anche. No, è vero anche quello, assolutamente. Agostino chiede se le cedole non pagate vengono pagate alla prima data di rilevazione utile oppure a scadenza. La risposta è sì, quando. Alla prima data di rilevazione utile si verifica ovviamente nuovamente la condizione per il pagamento delle cedole, vengono recuperate tutte quelle successive. Precedenti. E Sì, le precedenti, scusate, esatto. tu sei lì che a leggere già tutte le domande, quindi. Va Arrivando, faccio anche fatica, perdo la linea, poi sono senza occhiali in questo istante, e quindi. Ok, il grosso direi che abbiamo risposto. C'è qualcuno che dice non è corretto dire capitale garantito, sarebbe meglio dire capitale protetto, perché la protezione, la garanzia totale non esiste. Sì, ci siamo capiti comunque il concetto è quello. Sì, verissimo. Chiamiamolo incondizionatamente protetto, quindi non ci sono condizioni. Simile a un'obbligazione, ecco, fondamentalmente. Marco chiede se possiamo spendere due parole. Sui pacchetti di quattro certificati selezionati in funzione di rischio e rendimento, quelli di portafogli e così. Ne parliamo adesso, ne parliamo dopo, come si compra? Sì, se vuoi. Vabbè, andiamo veloci. Ok. Vabbè, Allora. facciamo così, finiamo prima la carrellata prodotti e poi ben volentieri è un aspetto molto interessante che abbiamo a cuore e su cui abbiamo speso tante energie, quindi volentieri. Ok, perfetto, benissimo. Qua continuano ad arrivare domande, ci sono troppi partecipanti. Ok, allora, breve break dalle domande e andiamo a vedere i prodotti perché ne ho altri tre o quattro da presentare. Questo è un altro prodotto, questo è sempre, vedete, un extra, quindi la struttura è sempre quella del cash collect, costruito in questo caso su tre indici, quindi abbiamo l'Eurostoxx 50, l'S&P 500 americano, ma troviamo anche il Nikkei, no? Quello che vi ho citato prima quando facevo l'esempio, no? Della ricerca prodotti, quindi è un certificato GO-STOXX, quindi costruito su un paniere, contiene l'opzione quanto, però vedete che è denominato in dollari. È quotato sull'euro TLX, quindi è quotato sul mercato regolamentato. Qui trovate l'ISIN, qui sotto tutta la documentazione per andare a conoscere le caratteristiche, no? Tutte le varie date che abbiamo visto prima del prodotto. In questo caso, un attimo che sposto le domande, scusate, altrimenti non riesco a vedere tutto il monitor. Eccoci qua, vedete, lo compriamo a un livello inferiore rispetto al valore nominale di emissione. Il valore nominale di emissione è 1000, qui lo troviamo leggermente sotto a 9,95. La scadenza, vedete, è nel marzo del 2024. Le cedole, vedete, hanno l'effetto memoria. Qui l'EuroTLX, questo è il mercato di prima, che in dollari, vedete, l'abbiamo già citato. In questo caso il worst off, quindi il certificato, il sottostante, scusate, di questo certificato che presenta fondamentalmente la performance peggiore, per quanto non sia peggiore in realtà in termini assoluti, è il Nikkei che vedete ha comunque una distanza alla barriera del 46%. La barriera, vedete, è continua in chiusura, quindi non continua intraday come diceva prima nella distinzione Marco, ma ha rilevate in chiusura, però comunque continua durante tutta la vita del certificato. Qui sotto trovate anche gli altri dati riferiti agli altri indici. Vedete, dicevamo, qui troviamo la quotazione di mercato, qui troviamo lo strike e qui troviamo il livello di barriera. Di fianco, vedete, troviamo anche la prestazione. Prestazione vuol dire la performance che ciascuno di questi sottostanti sta realizzando nei confronti qui
della barriera e qui dello strike. Che cosa notiamo? Beh, notiamo che rispetto alla barriera, vedete, tutti sono ampiamente a un livello superiore. Quello dicevamo è più vicino alla barriera, ma comunque molto distante, è il Nikkei con un 46% di distanza. Rispetto, vedete, allo strike iniziale, abbiamo l'Eurostoxx e l'S&P 500 a un livello superiore rispetto allo strike, mentre solo il Nikkei è inferiore allo strike, inferiore tra l'altro di un 6%. Questo è anche un aspetto, se vogliamo, positivo, perché in questo modo si verificherebbe lo scenario in cui il certificato non viene richiamato in anticipo grazie non scatta quindi l'opzione autocall e paga la cedola. Se noi andiamo a scendere, troviamo, vedete, le date di rilevazione. Vedete le date giugno, settembre, dicembre, tradiscono già il fatto che la cedola come si dice, è pagata su base trimestrale. La cedola, vedete, ammonta a 15 dollari, quindi vuol dire l'1,5%, perché stiamo parlando di 15 dollari sui 1000 di prima, quindi l'1,5% trimestrale, che significa, vedete, un potenziale 6% annuale. Anche qui, in occasione della prima data di rilevazione, lo vediamo sempre, no, dalla documentazione. Magari ci andiamo sopra per. Adesso non so perché me le apre così oggi, ha questa soddisfazione il computer. Ok, dicevo, se noi andiamo a scendere, vedete, in occasione della data di rilevazione di giugno non è attiva l'opzione autocall, mentre vedete che a partire dalla seconda data di rilevazione è attiva l'opzione autocall. Inizialmente con il 100% dello strike iniziale, poi vedete che dal giugno del 2022 la trigger diventa decrescente, quindi diminuisce di un 5%. Non andrei oltre perché la struttura, vedete, è fondamentalmente uguale a quella del certificato che abbiamo descritto prima, per cui le caratteristiche della struttura, di come si muove, quali sono gli scenari in occasione della prima, delle altre date di rilevazione e a scadenza sono assolutamente uguali. Questo certificato ve l'ho presentato perché fondamentalmente, mentre quello di prima era solo su due indici sottostanti, in questo caso abbiamo tre indici, in più abbiamo il discorso della valuta in USD. Però è un altro certificato assolutamente interessante. Se qualcuno volesse investire in un certificato con sottostanti gli indici e diversificare a livello valutario, questo senz'altro è un certificato, secondo me, assolutamente interessante, anche in ottica proprio di diversificazione del portafoglio. Un altro. Faccio un commento brevissimo, Gabriele. Vai. Allora, come gestire l'autocallability? Ci vuole un minimo di dimestichezza, nel senso che chiaramente dobbiamo sempre guardare quale sarà la prima data di richiamo, per quale motivo? Perché devo calcolare quanto sarà la somma delle cedole che posso incassare rispetto a quanto lo pago. Quindi io oggi lo pago all'incirca 1000. So che incasserò due cedole, quindi 1030, diciamo, sarà quindi 30 il rendimento del prodotto. Quindi se invece di oggigiorno quotare 995 quotasse 1015 o 1020, potrebbe essere ancora considerabile, perché comunque pago 1020, so che mi verrà rimborsato a 1000, ma incasserò 30 di cedole. Il mio utile netto dell'operazione saranno 10 euro, poca cosa, ma sono sempre 10 euro su 1000. Quindi, questo per dire che cosa? Verificate sempre il livello del prezzo a cui comprate rispetto al numero di cedole che potrete andare a incassare. Chiaramente, in questo caso, avendo poi il Nikkei un meno 6% e avendo magari i mercati che stanno leggermente correggendo, probabilmente non verrà a questo punto richiamato già a settembre sulla prima data, ma eventualmente su date successive. Ecco. Quindi fate attenzione a non strapagare determinati prodotti. Se
Per quale motivo? Noi li lanciamo, magari questo è stato lanciato se non sbaglio il 21 marzo. Se dal 21 marzo gli underlying mi fanno più 8%, cosa che è capitato 2 o 3 mesi fa, automaticamente il prodotto va direttamente in pricing a 1030, 1032. A quel punto lì non è più conveniente acquistarlo. Ecco. Quindi a livello di dinamica di investimento sui prodotti, quello che anche noi vediamo è quando ci sono giornate di questo tipo e se mi ritorni sulla quotazione del prodotto, Gabriele, quindi sul grafico della pagina precedente, se scendi un pochino andiamo a vedere come si è comportato. Ecco, questo prodotto, vedete, no? Cos'era? A metà aprile era su quotazione, non vedo bene, 1000, 1010? Questo 1010, esatto. 1010, ecco, era ancora comprabile, ma insomma il nostro utile iniziava veramente a schiacciarsi. Un po' di volatilità in aumento, un po' di correzione e siamo ritornati su dei prezzi decisamente più interessanti. Ecco, infatti su questi pullback del mercato vediamo grossissimi volumi arrivare. Quindi quando vi interessa un prodotto, tenetelo d'occhio, l'ideale è proprio aspettare una giornata di correzione, riusciamo a comprarlo un pochino a sconto, se la volatilità aumenta, il prezzo del mio prodotto si riduce e quindi sfruttiamo sia correzione dei mercati, sia aumento di volatilità che lo rende più cheap e riusciamo a strappare delle condizioni migliori e quindi un return on investment maggiore. Esattamente, esattamente. Sempre comprare sulla debolezza del sottostante e su rialzi della volatilità, assolutamente corretto. Allora, dicevamo, dunque, sì, di questi certificati direi che più o meno le caratteristiche le abbiamo illustrate tutte. Andrei su quest'altro certificato. Allora, qui siamo, la struttura è sempre similare, nel senso che qui abbiamo un prodotto a capitale condizionatamente protetto, la struttura è l'Express, quindi un prodotto che paga una cedola periodica, l'obiettivo finanziario che va a soddisfare è quello dell'entrata periodica, la struttura quindi è quella un po' del cash collect. In questo caso il certificato è costruito su un solo sottostante, Intesa San Paolo, quindi qui lasciamo il campo degli indici ed entriamo nel campo dei sottostanti azionari, un solo sottostante, ma sicuramente una volatilità potenzialmente più alta rispetto ai singoli sottostanti che abbiamo visto prima. Qui trovate, vedete, il codice ISIN, qui c'è sempre tutta la documentazione per analizzare il dettaglio del prodotto, l'emittente IFG che abbiamo già descritto prima. Fondamentalmente il prodotto, vediamo quali altre caratteristiche ha. Allora, ha una durata, vedete, di 3 anni, quindi vedete una scadenza a maggio del 2024, è quotato sull'euro TLX, quindi sul mercato regolamentato. La cedola, lo vediamo fra un attimo, che ammonta, ve lo anticipo subito, lo spoileriamo come dato, all'1,5% trimestrale, quindi significa un potenziale annuo del 6%, gode dell'effetto memoria. La barriera è continua, lo vediamo da qui, vedete. Osservazione continua in chiusura di seduta. In questo caso vediamo anche che la distanza dalla barriera, vedete, è un 49%, un 49,76%, quindi vuol dire che per verificarsi l'evento barriera, quindi perdere la protezione, è il dato più importante, da parte del certificato, Intesa dovrebbe deprezzarsi del 49%. Tutto è possibile sui mercati, ma sicuramente sulla carta è un certificato, diciamo così, abbastanza prudente rispetto a tanti altri che vengono emessi in questo momento. La barriera è vero che continua, ma comunque è profonda. Qui troviamo tutti gli altri elementi. Tra l'altro, vedete, li possiamo anche graficare sul grafico di prima, non l'abbiamo fatto, ma in questo caso c'è un solo sottostante, si fa presto. Dicevo, qui troviamo tutti i dati, vedete il prezzo di mercato, troviamo il prezzo dello strike iniziale, vedete siamo su livelli quasi uguali, 2,36 per la quotazione di mercato, 2,37,25 per il fixing iniziale, cioè per lo strike più o meno siamo lì. La distanza dalla barriera, vedete, è un 49, quasi 50%.
Rimborso anticipato, questa parola ovviamente anticipa il fatto che il certificato, e diciamo così, contenga l'opzione autocall, però come vedremo più tardi, fondamentalmente anche in questo caso, in occasione della prima data di rilevazione, non è attiva l'opzione. Questo dato lo troviamo sempre, no? Se andiamo qui in alto alla voce KID, me lo torno a Sì, o anche scaricare qui. nella tabella proprio lì sotto, perché hai a sinistra la tabella cedole e a destra la tabella autocall, quindi si Ah, vede anche sì, sul ok. sito. Sì, hai ragione. Comunque ero comodo qua. No, Allora. tu fai benissimo a mostrare il KID perché si deve sempre andare a verificare la documentazione, che poi è quella che ha valore legale, ecco. Esattamente, esattamente. Qui vedete abbiamo le date cruciali, no, della vita del nostro certificato. La prima data di rilevazione, vedete, è ad agosto di quest'anno. In occasione di questa data, vedete, non è attiva l'opzione autocall, per cui avremo i famosi due scenari, cioè tutti i sottostanti, in questo caso è uno, intesa, è superiore alla barriera, il certificato paga la cedola, si va alla data di rilevazione successiva. Secondo scenario, intesa, è sotto la barriera, non si percepisce la cedola, si va alla data di rilevazione successiva, cedola che però gode dell'effetto memoria, per cui può essere recuperata. In occasione invece della seconda data di rilevazione, quindi siamo a novembre, invece vedete che diventa attiva di nuovo l'opzione autocall, per cui gli scenari saranno tre. Inizialmente l'autocall scatta, vedete, sul 100% della trigger, quindi il 100% di fatto dello strike iniziale, poi vedete che anche in questo caso, dal agosto, in questo caso successivo, vedete che diventa decrescente la trigger, prima al 95%, poi al 90%. Se non viene mai richiamato in anticipo, si giunge alla naturale scadenza, abbiamo detto nel maggio, vedete, del 2024. A questo punto abbiamo due scenari, quindi non si è mai verificato l'evento barriera, mantiene la protezione del capitale, rimborsa 1000 e paga l'ultima cedola, altrimenti come si dice, il certificato pagano con la formula prezzo finale diviso prezzo iniziale, cioè strike moltiplicato per 100. Anche questo, secondo me, è un certificato interessante da valutare. Presenta, se vogliamo, un grado di rischio superiore a quello che abbiamo visto fino adesso in precedenza in questo webinar, perché ovviamente stiamo parlando di un singolo titolo, però sicuramente è un certificato che può essere valutato da un risparmiatore. Qui ho selezionato un altro, qui stanno arrivando sempre decine di domande, dopo vediamo di trovare un attimo la sintesi anche per questo. Dicevo, qui ho selezionato un altro certificato, in realtà ne ho selezionati due sullo stesso sottostante, ENI e Intesa San Paolo, eccolo qui il primo ed eccolo qui il secondo. Vedete, gli ISIN sono diversi e capirete fra un attimo perché ve li cito tutti e due. Sono entrambi interessanti, uno paga un rendimento nettamente superiore rispetto all'altro, fra un attimo lo vediamo nel dettaglio, ma secondo me sono interessanti anche proprio come logica operativa. Allora, partiamo dal primo. È un ESPS, quindi un cash collared, capitale condizionatamente protetto, costruito su due sottostanti, ENI e Intesa San Paolo, tra i principali titoli del listino italiano, quindi un worst off come struttura, è quotato sul SEDEX di Borsa Italiana, qui trovate l'ISIN, qui sempre tutta la documentazione. Lo si compra leggermente sopra a 100, a 1000 in questo caso, scusate, ma ovviamente è un valore ancora 1010, insomma, non è sicuramente un Accettabile. esattamente accettabile da questo punto di vista. La cedola gode dell'effetto memoria, è denominato in euro, non ci sono problemi perché entrambi i sottostanti sono in euro, ha 3 anni di vita, scade, vedete, nel novembre del 2023. In questo caso il worst off, cioè il titolo, diciamo così, che sta, diciamo così, perdendo di più, ma in realtà sì, non sta perdendo in realtà, e vedete che ha una distanza del 49% comunque dalla barriera. La barriera, vedete, è discreta, cioè attiva solo a scadenza, quindi non è più una barriera continua come nei casi precedenti, ma una barriera attiva solo a scadenza, quindi maggiormente protettiva rispetto ai casi di prima. Qui troviamo, vedete, sempre la comparazione con i due sottostanti con la quotazione di mercato e togliamo un po' di cose che non vorrei. Ecco, eccoci qua. Dicevo, vedete, sono entrambi superiori
alla barriera, ma non solo, guardate, sono anche superiori allo strike, e superiori anche in modo abbastanza sensibile, perché fondamentalmente Eni, vedete, quota 10,21 quando lo strike è 8,62, intesa quota 2,35 quando vedete lo strike è 1,91. Stiamo parlando, vedete, di un 18, di un 23% sopra strike. Quindi, se oggi fosse la data di rilevazione, fosse attiva l'opzione autocall, ecco che questo certificato verrebbe richiamato in anticipo. In realtà così non è. Allora andiamo un attimo a descrivere quella che è la struttura cedolare del prodotto. Il prodotto è già quotato da qualche mese, è stato quotato in, cos'è, lo andiamo a prendere, in novembre, vedete, del 2020, in un momento dove i sottostanti avevano un buon livello di volatilità, per cui di conseguenza cosa succede? Succede che il certificato paga una cedola del 2,25% su base trimestrale, che significa, vedete, un potenziale annuo del 9%. La prima data di rilevazione, visto che il certificato è stato creato a novembre dell'anno scorso, è già stata pagata. Vedete che trovate quello che diceva Marco prima, no? Di fianco abbiamo la voce pagato, 22,50 euro. I soliti 22,50 euro su 1000 vuol dire appunto il 2,25%. La prossima data di rilevazione sarà maggio di quest'anno, quindi stiamo parlando delle prossime giornate. Fondamentalmente, però, attenzione, perché in occasione anche di questa seconda e di questa terza data di rilevazione non è attiva l'opzione autocall, per cui fondamentalmente è vero che entrambi i sottostanti quotano sopra il rispettivo livello di strike, ma in occasione di maggio e di agosto l'opzione autocall non è rispettata. Quindi, se rimanesse questo, è un'ipotesi, lo stato dell'arte, quindi se Eni dovessimo congelare la situazione, se Eni e Intesa rimangono alla quotazione attuale di mercato sia nella scadenza di maggio che di agosto, non c'è l'opzione autocall, per cui fondamentalmente il certificato non sarebbe richiamato, ma rimarrebbe in vita e pagherebbe il 2,25% di cedola. Quindi fondamentalmente un investitore si metterebbe in tasca 44-45 euro. Ecco perché dicevo prima che anche se lo paga 1.010 non è un problema, perché comunque le due cedole, diciamo così, possono essere incassate. Dalla E terza anche data. quella di novembre, ecco, quindi diciamo fino a novembre teoricamente tutte e tre si vanno a incassare, quindi è un Esatto, 6,80, un 6,80 di rendimento potenziale prima dell'eventuale autocall contro un 1.010 di prezzo, quindi sarebbe un 1.068 di rendimento totale meno i 1.010 pagati, un 5,80 di rendimento netto dell'investimento, con due esattamente. titoli al di sopra di più 18 e più 22% rispetto allo strike, quindi ottimo. Esattamente, questo secondo me è un certificato molto interessante. Poi ovviamente vedete che da novembre è attiva l'opzione autocall, come dicevamo, inizialmente vedete il 100% della trigger, poi vedete che diventa decrescente, diminuisce, vedete, periodicamente. Quindi vuol dire che da novembre avremo i tre scenari, eccetera. A scadenza nel 2023, ovviamente gli scenari tornano due, se ovviamente il certificato non è mai stato richiamato in anticipo, quindi non è scattata l'opzione autocall, avremo i due scenari, no? Sopra o sotto barriera. In questo caso la barriera è discreta, attiva sulla scadenza, per cui si va a verificare solo in quel frangente, in quel momento. Quindi fondamentalmente, se i titoli, in realtà, perché sono due, Intesa e Eni, sono entrambi sopra barriera, mantiene la protezione, rimborsa 1000 e paga l'ultima cedola di 22,50 euro, quindi il 2,25, oppure almeno uno dei due è inferiore alla barriera, perché in questo caso non si paga la cosiddetta performance negativa del sottostante, quindi si prende il worst off, cioè il sottostante che durante la vita del certificato ha realizzato la performance peggiore, e si prende quello a riferimento, si prende il suo prezzo finale, si divide per lo strike iniziale, si moltiplica per 100. In questo modo si calcola il prezzo di rimborso a scadenza. Questo è un altro certificato, secondo me, assolutamente interessante. Qui abbiamo due singoli titoli,
sicuramente quindi sono due titoli azionari più volatili come sottostanti rispetto ai primi certificati che abbiamo fatto vedere oggi, però la barriera è discreta, sono entrambi sopra barriera, avete visto anche abbondantemente sopra strike, e questo è un certificato secondo me assolutamente interessante. Vi Da presento. sottolineare, Gabriele, barriera in questo caso del 60%, quindi meno 40% rispetto allo strike iniziale. Chiaramente, qui ecco, si sale di Salito il prezzo. barriera, salgano i rendimenti, sale la volatilità dei sottostanti e quindi il rendimento, inizia a essere più importante. Esattamente. Vi presento un certificato gemello. Cosa vuol dire gemello? Vuol dire che vedete, è sempre, vedete, l'ISIN è diverso, vedete qua 862 finale, qui eravamo a 684, quindi non mi sto sbagliando io, non sono proprio due prodotti gemelli perché vedete sono entrambi Express Certificates su ENI e Intesa San Paolo, lo troviamo vedete anche qui. L'emittente è sempre Leonteq, quindi da questo punto di vista anche il merito, no, creditizio, l'affidabilità è esattamente la stessa, l'emittente è lo stesso, i sottostanti sono gli stessi, però il primo vedete è stato emesso a anche la struttura cedolare è lo stesso, entrambi hanno l'effetto memoria, entrambi sono quotati su mercati regolamentati, eccetera. In questo caso, vedete, il primo certificato è stato costruito a novembre dell'anno scorso, quest'altro certificato è stato costruito invece in aprile, quindi un mesetto fa malcontato, ovviamente in due momenti di volatilità diversa. Per cui che cosa abbiamo? Abbiamo che il primo certificato, quello che abbiamo descritto prima, presentava, vedete, una cedola del 2,25 per un potenziale anno del 9%, mentre questo secondo certificato, che vedete, ha sempre ENI come worst off, con sempre una distanza dalla barriera del 49%, barriera sempre discreta, quindi attiva sulla scadenza, che cosa ha? Ha una cedola invece, vedete, del 4%. Perché? Perché ovviamente, pur essendo simili come struttura, come sottostanti, sono simili anche i valori di strike. In realtà, semplicemente sono stati emessi in due momenti diversi di volatilità, il primo su una situazione di volatilità più elevata e quindi di conseguenza fondamentalmente si è riusciti a costruire un certificato con un maggiore rendimento. In questo caso il mercato era più avaro, diciamo così, di volatilità, per cui il rendimento vedete che è inferiore. Nonostante questo, è un certificato, anche questo secondo me assolutamente interessante, perché vedete che entrambi i sottostanti quotano abbondantemente sopra la barriera, vedete un 49%, un 51% per quanto riguarda Intesa. Intesa è anche sopra strike del 2,86%, mentre invece ENI è leggermente sotto, ma siamo sempre a filo. Il fatto che sia leggermente sotto aiuta perché fondamentalmente in occasione delle date di rilevazione, quando sarà attiva l'opzione autocall, cioè dalla terza data di rilevazione in poi, ecco che magari essendo uno dei due sottostanti sotto barriera, magari il certificato non viene richiamato in anticipo. A differenza del certificato di prima, che se vi ricordate lo pagavamo 1.010, in questo caso invece quota sotto la pari, quindi quota 9,41. La struttura è esattamente quella di prima come struttura, per cui le prime due cedole, le prime due date di rilevazione, scusatemi, l'opzione autocall non è attiva, quindi la cedola è dell'1%. Non mi ricordo se l'abbiamo detto, le cedole costituiscono reddito diverso, posso, sì, l'abbiamo detto, possono essere utilizzate per recuperare minusvalenze pregresse, quindi a luglio e a ottobre. La cedola dell'1% fondamentalmente con effetto memoria viene pagata se entrambi sono sopra al livello della barriera, altrimenti la cedola non viene pagata e si va alla data di rilevazione successiva, cedola comunque a effetto memoria. E dicevo, in queste prime due date non è attiva l'opzione autocall. A partire dalla terza data, lo andiamo a prendere anche perché andavo a memoria, andavo a braccio, ma eccoci qua, vedete, a partire dalla terza data di rilevazione, siamo a gennaio, vedete che si attiva l'opzione autocall, quindi la trigger inizialmente al 100% e poi vedete che diminuisce come nei casi precedenti. Quindi la struttura è fondamentalmente sempre la stessa. Adesso non entriamo magari ancora nel dettaglio perché il tempo stringe, però fondamentalmente
È un certificato assolutamente interessante anche da questo punto di vista. Quindi sono due certificati gemelli con rendimenti, se vogliamo, diversi, ma entrambi dal mio punto di vista senz'altro interessanti. Uno potrebbe andare in autocall tra un paio di date, quell'altro, avendo strike leggermente diversi, potrebbe non andare in autocall, vedremo, ma entrambi sono diversi. Ci tenevo però a sottolineare la differenza di rendimento dovuta proprio al momento storico in cui il certificato è stato creato. Dall'altra parte, per questa differenza, questo si compra decisamente a sconto, ecco. Quindi chiaramente è un po' come un BTP al 4%, un BTP al 2%, no? È ovvio che si lanciano in momenti diversi, ma chiaramente il BTP al 4% avrà un prezzo di acquisto maggiore rispetto al BTP del 2%. Questo prodotto, rendendo meno rispetto all'altro, chiaramente lo si può comprare più a sconto, per cui in caso di richiamo dal 9,41 si balzerebbe a 1000 e quindi si avrebbero quasi il 6% di rendimento a conto capitale. Sono sempre redditi diversi che si aggiungerebbe poi alle cedole minori rispetto all'altro. Assolutamente sì. Ok, eravamo rimasti che ci avevano chiesto, no, di illustrare, se abbiamo 2 minuti, Marco, il discorso, credo, no, delle combinazioni di certificati. Certo, allora sul menu a sinistra, se scorri sul menu più in basso, quindi non il primo con gli autocallable, ma il secondo, esatto, lì, non un po' più su, combinazioni di certificati, voilà. Quindi ci porta direttamente alla pagina combinazioni. Allora, qual è stato l'esercizio sottostante questo, o almeno il pensiero sottostante a questo esercizio estremamente complesso, è quello di dire: chiunque può entrare sul sito, scegliersi, avere dei canoni piuttosto che, e quindi come dire, fare selezione dal cerca prodotti, andare a trovare delle combinazioni o il singolo prodotto che interessa. Se invece si vuole avere un approccio differente di selezione puramente quantitativo, questo è un metodo che abbiamo reputato piuttosto interessante. Per cui, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fissato determinate regole, quindi l'orizzonte, scusatemi, il gruppo di prodotti che viene selezionato deve rispettare determinati canoni, essere quotato sul mercato da almeno 3 mesi, avere un prezzo uguale o minore di 1000. Perché? Perché sennò cadiamo di nuovo nella casistica di prodotti che hanno poco margine di guadagno rispetto a poi al pagamento o al richiamo eventualmente anticipato. Avere una distanza della barriera almeno, se non sbaglio, del 30%. Comunque ci sono tutte le regole più in basso. Se scorriamo dopo le tre combinazioni, andiamo a riprendere. Ah no, adesso mi hai cliccato Sì, ho sul spostato gli altri prodotto e dovegna. quindi andiamo a vedere. Vai ancora. Ecco, questi sono i tre portafogli e qua c'è tutta la descrizione precisissima della metodologia. Essere chiaramente quotati su Sedex ETLX e tutti i vari dettagli. Quindi, rispettando tutti questi, otteniamo un pool di certificati. A questo punto, che cosa facciamo? Mettiamo questi certificati insieme e andiamo a vedere le migliori o le soluzioni con quattro combinazioni di certificati. Chiaramente, le quattro combinazioni di certificati non devono avere nessuno dei sottostanti che è presente in altri certificati, perché se io vado a selezionarmi tre prodotti, dove su tutti e quattro prodotti, dove su tutti e quattro i prodotti ho ENI come sottostante, facendo un esempio, se ENI mi fa il 60%, il meno 60%, io avrò tutti i miei investimenti che avranno una perdita sostanziale. Quindi, primo approccio semplicissimo della diversificazione è fare molta attenzione, essendo dei titoli worst off, di non replicare la presenza troppo importante di un sottostante all'interno dei prodotti. Ora noi vediamo
una grandissima attenzione ai maggiori volumi su tutti i prodotti su sottostanti italiani. Capiamo benissimo che conosciamo meglio i sottostanti, con questo il mondo è grande, le opportunità di investimento sono infinite, quindi è un esercizio ulteriore per mostrare che non ci sono solamente i titoli italiani e diciamo, mettendo questo come uno dei criteri, obblighiamo il sistema a andare a escludere di costruire un prodotto solamente su sottostanti italiani e quindi ci fornisce delle soluzioni alternative. Quindi la combinazione numero uno, fondamentalmente, che cos'è? Allora, il grafico che vediamo, tutti quei puntini gialli, che cosa sono? Sono l'output di questo esercizio matematico estremamente importante, quindi sono ogni puntino è la combinazione di quattro prodotti che si ottiene da questo esercizio matematico. Il puntino rosso, quindi quello presente su quella linea, rappresenta fondamentalmente la miglior combinazione possibile a livello di bilancio tra rischio e rendimento, cioè maggior rendimento possibile con il minor rischio possibile, perché questo basket rende all'incirca il 9% su base annua, con una volatilità realizzata del 4 e qualcosa per cento, inferiore al 5%. Quindi gli altri due puntini, e questo è il puntino rosso. Gli altri due puntini che evidenziamo, e ne potremmo evidenziare 50 di portafogli, ma non è possibile, evidenziamo altri due prodotti. Uno estremamente aggressivo, quindi qual è il portafoglio con il maggior rendimento possibile, ed è il puntino verde in alto a destra, e invece scusate, la combinazione con la minor volatilità possibile. Quindi vediamo sia il bilancio, l'equilibrio tra questi due approcci, o l'approccio più aggressivo, quello del massimo rendimento, o l'approccio più conservativo, quindi quello della minor volatilità. E andando di seguito, andiamo a vedere appunto la rappresentazione di questi tre puntini colorati. La prima è, come spiega, la combinazione con il miglior rapporto di rischio-rendimento. Ed eccola, quindi, primo prodotto, singolo titolo su Continental. Poi chiaramente si può cliccare e andare a vedere tutti i prodotti. Secondo, rendita del 6%. Non stiamo qui a vederli tutti, Gabriele, se no veramente non finiamo più. E poi mia moglie mi aspetta a casa massimo per le 8 e poi ho altri problemi da gestire. E secondo prodotto invece, ING Intesa Sanpaolo Kering Unilever all'8%. Terzo prodotto, 12% di rendimento, Cisco System, General Electric, Pinterest, e quarto, 8% su Enel, Ferragamo e Telecom Italia. Molto variegato, molto diversificato, anche un po' di America, mi sembra effettivamente un'ottima combinazione. Chiaramente poi si deve andare a guardare ISIN per ISIN e valutare effettivamente, perché questo esercizio è veramente impegnativo a livello matematico, lo possiamo fare una volta al mese. Dovrebbe essere scritto, o comunque è stato fatto, se non sbaglio, fine scorsa settimana, ecco, il 10 maggio. Quindi rispetto al 10 maggio alcune situazioni sono chiaramente cambiate, per cui riverificare sempre ISIN per ISIN. Questo cosa significa? Che magari da questo spunto interessante l'investitore può andare a selezionare, poi se su quattro prodotti gliene piacciono solo due, ben venga, ecco, può tranquillamente selezionarne due su quattro. Però è di nuovo un approccio differente rispetto al, diciamo, il puro approccio discrezionale che si può utilizzare andando a selezionare dal creaprodotti. Secondo basket, invece, più alto rendimento medio atteso annualizzato, quindi qui non ci preoccupiamo della volatilità, andiamo solo a concentrarci sul rendimento.
Daimler, Ferrari, Tesla, ecco, vedete che qui già ci sono, c'è sicuramente Tesla che è un nome più importante a livello di volatilità, rendimento del 10%, BPM, Eni, Expedia, Netflix, ST Micro, 6% di rendimento, di nuovo quel Cisco GE e Pinterest che abbiamo visto del 12% e un Bouygues Qualcomm Telecom Italia all'8%. Combinazione 3, invece, qua si, probabilmente si vedranno cose decisamente più conservative. Quindi abbiamo un AMD, Alibaba, Netflix, Nvidia, 5% di rendimento. I nomi sono caldi, ma rendimento e contenuto. A2A, Intesa San Paolo, Moncler, Pirelli, 8,75%. Di nuovo il Continental. E un L'Oreal Unilever al 4,40%. Ecco questo, come dire, la combinazione con la minor volatilità possibile che abbiamo ottenuto. Ora, in tutta onestà, tra questi quattro e quindi tra la combinazione numero 3 e la combinazione numero 1, tutta la vita la combinazione numero 1. Per quale motivo? Perché a fronte di una volatilità leggermente maggiore, abbiamo un rendimento atteso molto maggiore. Ecco, però, Con la scadenza più breve. assolutamente. Quindi ecco, questo fondamentalmente è l'esercizio che abbiamo fatto, verrà riaggiornato su base mensile e uno spunto differente, come detto, per la costruzione di prodotti. Mi piacerebbe molto fare combinazioni di 5, 6, 7, 8 certificati. E al momento non abbiamo un computer che sia in grado di gestire questa mole di calcoli. Dobbiamo aspettare i quantum computers con una potenza molto maggiore per svolgere questo esercizio. Abbiamo un computer che lavora quasi 24 ore di fila per ottenere questo output. Ok. Quindi coperto questo, spariamo ancora, siamo alle 7. Quasi 7:30, dimmi tu quanto tempo hai o abbiamo ancora a disposizione, se c'è qualche domanda. Ah, di domande, una settantina ad occhio. Sì. Spara, andiamo veloci. Due o tre persone che dicono: attenzione, gioca la Juventus questa sera. Per le 9 voglio Giusto. essere libero. Giustissimo. Io stasera non la guardo perché le ultime partite che ho guardato, l'ultima finale della Juve, è sempre persa. Quindi ho detto: ma nel dubbio che non sei io, guardo una partita all'anno, ma le ultime sono andate bene. Quindi domani mattina leggerò il risultato. Allora. Qui ne prendiamone una perché ce ne sono veramente tante. Ora, chiarimento dice: nella barriera continua, se un giorno nei 3 anni di vita del prodotto il prezzo di un sottostante va sotto lo strike per il rimborso del capitale, io non riprendo 1.000, anche se successivamente o al termine della vita del prodotto i sottostanti sono sopra strike? Non ho capito la domanda. No, anch'io non ho capito bene, ma mi sembra che irrilevante lo strike, qui si deve guardare solo la barriera sulla Esatto, barriera continua. Quindi finché la barriera non viene toccata durante la vita del prodotto, la protezione rimane sempre attiva, per cui se si arriva poi a scadenza si riceveranno i 1.000. Se prima della scadenza ci troviamo sopra l'auto call trigger e quindi o lo strike iniziale, eventualmente veniamo richiamati in anticipo. Ovviamente, anche se l'autocall trigger non è più 100, 95, 90, 85, 80, quello che sia, veniamo sempre richiamati a 1000, non a 900, 800. Ecco. Quindi il richiamo è sempre rimborso del capitale iniziale del prezzo di emissione. poi chiedono se mettete anche certificati della tipologia maxi coupon, maxi cedole. Sì, ne abbiamo. Allora, diciamo che il mezzo migliore per essere informati sulle nostre missioni è quello di iscriversi alla nostra mailing list, per cui se si va in contattaci oppure direttamente dalla
dalla pagina iniziale, guarda, se vai su home, Sì, sono su. esatto, se vai su home, allora scorrendo a sinistra sul menu, no, della colonna di sinistra, ecco, iscriviti alle nostre ultime notizie. Lì inviate, invio la vostra mail e normalmente una volta a settimana inviamo una bellissima mail molto chiara con la segnalazione di tutti i nuovi prodotti e dei prodotti emessi nelle ultime 2 o 3 settimane. Molto chiara, molto carina. Sia in formato web, sia in formato PDF, quindi la potete anche stampare e vederla in maniera chiara e analizzarla. Perfetto, Tu in Maxi Coupon dovrei vedere, non penso ci sia una selezione dal sito, eventualmente un'altra selezione interessante che abbiamo invece pubblicato ultimamente è certificati più acquistati. Di nuovo nel menu a sinistra, sotto le combinazioni di certificati, ancora sotto, voilà, certificati più acquistati. Questi sono i 10 certificati che sono stati più acquistati dal pubblico durante l'ultima settimana. Vedete il periodo di specifica, quindi non si sa cosa comprare oppure si vogliono avere vari spunti, eventualmente ecco, vado a vedere che cosa altri investitori stanno comprando. E prendo sicuramente spunto da questa selezione. Come vedete, una buona parte è di nuovo su sottostanti italiani e ripeto, guardate anche il resto perché ci sono delle ottime opportunità anche su altre occasioni o su altri sottostanti. Perfetto, vedi che non ci siamo sbagliati, cioè, molti sono stati Molti citati. sono, esatto, quelli che hai effettivamente Non selezionato sapevo anche tu. di questa voce, quindi non l'ho guardata prima di fare la selezione, proprio cosa. Poi Remo chiede, autocall 100% di che cosa? 100% dello strike iniziale, quindi del valore del sottostante al momento in cui il certificato è stato creato. Come mai emettete su taglio da 1000 e non da 100? Chiede Marco. È una domanda interessante, diciamo che creeremmo moltissimi costi in più a livello operativo ed essendo prodotti di investimento abbiamo pensato che il taglio 1000 fosse comunque già abbastanza accomodante per il pubblico. Ecco, alcuni prodotti abbiamo iniziato a metterli su base 100, sono più tracker, quindi se Gabriele vuoi andare su home o anzi sul menu, di nuovo il menu laterale. Nel primo menu c'è la parte certificati tracker e alcuni di questi tracker sono effettivamente su base 100 perché abbiamo pensato che se si vuole Assolutamente. costruire una specie di piano di accumulo su base mensile, e chiaramente non è che ogni mese abbiamo magari 5.000 euro da investire magari su 5 temi, ecco, e allora siamo scesi di denominazione. In generale più per limitare l'operatività che può creare tantissime, già così siamo veramente a tantissime operazioni su base giornaliera e aumenterebbe i costi di execution. Giancarlo ci chiede se esistono anche dei certificati con sottostanti gli ETF. La risposta è sì. Sì, Credo che non si assolutamente. riferisca ai tracker, credo che si riferisca proprio, ne ho visto uno prima Sì, ma guarda, prova ad dalla. andare sul menu, cerca prodotti, vai su cerca Sì, prodotti, prova a chi è? scrivere ETF. Ah, ok. Arrivo, ho la connessione un po'. No, perché non lo prende? Ok. Voilà. Eccoci qua, perfetto. Ne avevo visto uno prima sul Brasile, se non ricordo male, sei qua al secondo Assolutamente posto. sì. Anche Quindi a prima. volte utilizziamo gli ETF perché gli ETF sono più liquidi dei sottostanti stessi, tipo il Brasile è un ottimo esempio, il IWZ che è l'ETF sul Brasile quotato in America è liquidissimo, mentre l'indice Bovespa non è liquido, non ci sono opzioni scambiate, è difficile da tradare perché
poi in local currency e quindi si utilizza il EWZ come ETF. Esatto, tra l'altro in un webinar dell'anno scorso, secondo me ottobre-novembre, ne avevamo parlato, quindi ho fatto una selezione di una, se non mi ricordo così a memoria quale avevo citato, però ne avevamo già parlato di questo. Riprendo, ecco, per esempio, se interessasse, ripeto, noi siamo a vostra disposizione, per cui se per esempio la scorsa settimana un cliente ci ha scritto e ci ha chiesto per piacere mi mandate la selezione di tutti i prodotti che hanno ancora cedole a memoria, in 10 minuti di lavoro abbiamo estratto questi dati dai nostri spreadsheet e l'abbiamo tranquillamente mandato all'investitore, per cui non esitate a chiederci. Ovviamente, se poi sono lavori di ore e ore, ve lo comunicheremo, ma in generale siamo piuttosto reattivi. Non esitate a contattarci, siamo veramente qui per voi e per questo. Esatto, c'è l'ultima domanda a questo punto, sono già le 7:40. Remo fondamentalmente chiede quali sono i rischi collegati a un certificato. Io citerei i primi due, beh, il default dell'emittente, dal momento che il certificato tecnicamente è come se fosse un'obbligazione senior, da questo punto di vista, tra l'altro è trattata come un'obbligazione senior anche nel lato buy-in, no? E il secondo rischio è il ribasso del sottostante, fondamentalmente. Questi sono i due principali rischi, poi dopo potremmo parlarne ancora in realtà perché c'è magari il rischio liquidità o cose di questo tipo, però i principali, default dell'emittente e il ribasso del sottostante su cui è costruito il certificato. Ribasso che può essere anche un Corretto, default, perché ad correttissimo. esempio Wirecard, per dire, è un caso, no? Se vogliamo l'eccezione, non la norma, però di fatto è una società che ha truffato, i certificati che avevano come sottostante quel titolo ovviamente non hanno fatto una bella fine da questo punto di vista. No, sono andati a zero fondamentalmente perché l'azione ha fatto il meno 100% di performance, è andato a zero e quindi stessa cosa. Sull'emittente, altrettanto, assoluta attenzione. Tra l'altro, ecco, se avete bisogno di informazioni ulteriori su Leonteq, le nostre solidità patrimoniali, potete anche tramite il sito andare poi sul nostro sito svizzero dove trovate i nostri bilanci dal 2010, sono tutti pubblici, sono di una trasparenza infinita rispetto magari alla complessità di bilanci bancari. Con questo non dico che siamo più soliti di varie banche, solo il nostro bilancio è molto più semplice. Attenzione agli emittenti, vedo alcune novità, alcune entrate nel mercato di emittenti differenti e ecco, io consiglio di analizzarli in dettaglio perché ecco, anche se no, noi siamo un emittente piccolo, io mi definisco piccolo rispetto ai giganti della finanza, come BNP Paribas, sono penso 25.000 dipendenti, è una banca che capitalizza 70 miliardi, noi siamo 530 dipendenti a livello globale, capitalizziamo quasi 1 miliardo, abbiamo 14 miliardi di prodotti emessi e l'anno scorso abbiamo emesso 33.000 prodotti a livello globale, ecco, quindi essendo siamo piccoli, ma siamo insomma, ecco, abbastanza robusti e organizzati. Voilà. Perfetto, Alessandro ti dà uno spunto per domani. Chiede se per caso mi fai avere il file Excel con i certificati che hanno le cedole in pancia, così le metto sul mio gruppo Facebook e possono scaricarselo e guardarselo. Se domani hai Certo, Alessandro, tempo. ben volentieri scrivici a infoitali@leontech.com, trovate anche appunto la mail nella parte contatti, come precedentemente ha fatto vedere Gabriele, ci scrivete e vi mandiamo tutto quello di cui avete bisogno. Se ci sei, girala anche a me. Se ti Ok? ricordi, te lo mando. Scrivimi anche tu allora. Ti mando WhatsApp. Ok. Benissimo. Allora, io ringrazio anche tutte le persone che sono rimaste con noi fino adesso, sono veramente tanti. Ci sono tantissime altre domande, ma umanamente non è possibile rispondere a tutte, altrimenti Marco va a casa troppo in ritardo con sua moglie.
e i figli brontolano. Ok, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Marco per averci accompagnato e aiutato nelle caratteristiche dei prodotti e vi diamo appuntamento al prossimo mese perché anche a giugno saremo insieme con un nuovo webinar, quindi con nuove selezioni di prodotti. Io intanto vi auguro una buona serata e ricordo che domani troverete la registrazione sul mio canale YouTube, quindi la potrete rivedere a piacimento. Se avete dubbi, domande, chiarimenti potete ovviamente contattare me, ma soprattutto Marco e Leonte, che avete visto i contatti, ve li faccio rivedere una ultima volta, li trovate qui in alto, vedete la voce contatti, trovate, vedete l'indirizzo telefonico, quindi il numero di telefono e l'indirizzo email, potete contattare per chiedere informazioni sui prodotti o chiedere il file. No, come diceva prima Marco. Ok, io vi ringrazio ancora di nuovo, grazie a tutti per l'attenzione, grazie anche a te Marco e ci diamo appuntamento per il prossimo webinar il prossimo mese. Grazie a tutti, arrivederci, buonasera.